Ciao a tutti, quattro abitudini che devi eliminare immediatamente. In questo video voglio spiegarti quali sono quattro abitudini che devi assolutamente eliminare dalla tua vita perché non ti portano assolutamente nulla di buono, non ti offrono nessuna possibilità. Sono quattro abitudini che devi assolutamente toglierti. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale. E seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle diciamo risposte precise alle tue domande in apposite live. E veniamo a queste quattro abitudini che devi eliminare immediatamente. La prima è farsi bloccare dalle paure e dalle negatività attraverso il pensiero paralizzante. Cosa significa questo? Significa che talvolta quando ci capita una negatività o quando abbiamo una paura che magari possa succedere qualcosa, iniziamo a rimuginare, iniziamo a pensare, questa ruminazione mentale, questo rimuginare è la cosa più negativa in assoluto che possiamo vivere, che possiamo sperimentare. Questo per diversi motivi. Il primo è che di fatto non ci porta nulla di buono, non ci porta nessuna positività e non ci permette di essere felici fondamentalmente. Perché il pensiero inibisce l'azione, cioè pensare troppo ci impedisce di agire, ci impedisce di mettere in atto, di fare delle cose, di agire. E quindi questa è un'abitudine che dobbiamo toglierci, l'abitudine del pensare troppo. Quando facciamo una cosa dobbiamo prendere atto di quello che abbiamo fatto, agire e indipendentemente da quello che abbiamo fatto, diciamo, se il risultato non è ancora positivo, faremo qualcos'altro, ma stare lì a rimuginare, a pensare alle disgrazie, a pensare alle paure che potrebbero capitare, è veramente di quanto una delle cose più peggiori, una delle cose peggiori, scusate, è una delle cose peggiori che possono capitare nella nostra vita. La seconda abitudine che devi eliminare immediatamente è continuare a riciclare relazioni tossiche, relazioni negative, continuare una dopo l'altra ad avere o a ritornare su relazioni in cui hai già capito che sono relazioni sbagliate, che sono relazioni tra virgolette tossiche, eppure continui a portarle avanti, imperterrito, imperterrita, continui a mandare avanti sempre lo stesso tipo di relazione, senza tenere presente che appunto queste relazioni qua non ti portano nulla di buono, ti generano solo sofferenze, ti generano solo malessere. Ecco, questo è quello che devi iniziare a toglierti dalla testa, iniziare a levarti ogni tipo di relazione tossica, ogni tipo di relazione negativa per te. Questo deve essere un must che devi portarti sempre con te nel cuore. Tutto quello che mi fa stare male lo abbandono, lo elimino. Non importa che sia una persona, che sia un lavoro, che sia una situazione, dobbiamo togliercelo dai piedi. Noi non siamo fatti per stare con relazioni negative. È una relazione tossica. Per te, quando non ti dà il piacere che vorresti, quando non ti fa stare bene, quando non ti dà tutta la, diciamo, la gioia, il benessere che tu vuoi, questo è importante. Non è da trascurare. La terza abitudine che devi eliminare è la paura di affrontare delle insidie, la paura di affrontare i problemi. I problemi fanno parte della vita. Un problema non affrontato tenderà a crescere, non tende a risolversi da solo. Quindi, una buona abitudine è quella da prendere, è quella di quando c'è un problema affrontarlo subito, coglierlo finché è piccolo, finché si sta manifestando. E lo stesso discorso, diciamo al contrario, è evitare, diciamo, eliminare l'abitudine di non affrontare le situazioni, non affrontare i problemi. Perché
Perché se lasci stagnare le cose, queste non è che migliorano, tenderanno naturalmente, istintivamente a peggiorare e quindi a portarti di fatto delle negatività, a portarti di fatto delle cose non buone, insomma. Quindi ecco, questo è una cosa che devi assolutamente smantellare, assolutamente cambiare, assolutamente trasformare nella tua vita. Quindi eliminare completamente le relazioni che possono definirsi tossiche, possono definirsi sbagliate. E un'altra cosa, un'altra abitudine importante che devi eliminare, eliminare immediatamente, anche questa molto importante, sono materializzare le tue paure, cioè avere l'abitudine di fare il focus sulle cose negative. Noi abbiamo questa capacità, che è una risorsa in realtà, ma potrebbe diventare tutto ciò che è vero al verso, è vero anche l'inverso. Le nostre risorse possono diventare i nostri, diciamo, carnefici da un certo punto di vista. Dentro di noi, c'è un gigante che può diventare il nostro più prezioso alleato, ma anche il nostro peggior carnefice. Quindi, cosa vuol dire? Dobbiamo smettere, eliminare l'abitudine, abbandonare l'abitudine di materializzare le nostre paure, materializzare le tue paure. Vuol dire che su quello su cui fai il focus, su cui focalizzi, su cui porti la tua attenzione, tende a diventare la tua realtà. Quindi, anziché focalizzarti sui problemi, focalizzati sulle soluzioni. Le persone che si focalizzano sui problemi non fanno altro che amplificare i problemi stessi. Devi imparare a fare il focus sulle soluzioni e allora le soluzioni emergeranno. Perché poi è un po' la stessa differenza che c'è tra ottimista e pessimista. C'è chi vede le soluzioni ai problemi e chi vede i problemi nelle soluzioni. Tu devi vedere le soluzioni ai problemi, concentrandoti sulla soluzione, non sul problema. Perché quello su cui ti concentri tendi ad amplificarlo, tendi a materializzarlo, e quindi se tu hai paure, ti focalizzi sulle tue paure, queste paure tenderanno istintivamente a crescere, tenderanno a galoppare, e questo ti porterà ovviamente a non essere felice. Ecco, se tu riesci a eliminare queste quattro abitudini immediatamente e sostituirle esattamente con l'abitudine contraria, quindi non evitare di rimuginare, ma agire subito, abbandonare le relazioni tossiche, affrontare subito i problemi, focalizzarti sulle soluzioni, beh, avrai una vita felice, tranquilla, gioiosa e otterrai dei risultati stratosferici. Per questo video è tutto. Se ti piace, metti un like, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale è disponibile l'abbonamento. Abbonandoti potrai farmi delle domande specifiche in apposite live a cui io ti risponderò in diretta. Quindi abbonati al canale, la quota è veramente simbolica, basta andare sulla home page, tastina abbonati che si avvicina al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare vai col computer. Ciao a tutti!